Un cane legato per una zampa e probabilmente trascinato fino a causarne la morte. Questo accadeva il 13 settembre a Taurisano. A Lucugnano, il 30 settembre, è stato denunciato un pensionato di 68 anni che catturava i gatti e li impiccava perché lo infastidivano. Domenica pomeriggio a Taurisano si è svolto un flash mob capitanato dal noto animalista Enrico Rizzi. Negli ultimi anni stiamo assistendo veramente a un'escalation di violenza verso gli animali che ha raggiunto dei numeri proprio allarmanti. Ogni giorno in ogni parte d'Italia c'è qualcuno che si diverte a torturare, a massacrare, a uccidere un animale. E tutto questo non è più accettabile in una società che si ritiene civile. Quindi ad oggi purtroppo chi maltratta e uccide gli animali rischia fino a 2 anni di reclusione, essendo che comunque siamo sempre sotto la soglia minima di punibilità che è 4 anni, anche se la persona dovesse prendere il massimo della pena prevista purtroppo non farà mai un solo giorno di galera. Non è previsto neanche in flagranza di reato l'arresto, non è previsto nulla di nulla. Ma io dico sempre: Dio perdona, noi no, io non perdono. Quello che tu hai fatto ormai è rimasto. In Italia ad oggi purtroppo è giusto che i cittadini sappiano che puoi bruciare vivo un animale, lo puoi torturare, puoi fare quello che vuoi, ma lo Stato italiano ti lascia a piede libero. Allora c'è un'indignazione ormai veramente popolare da parte di tutta l'Italia, da nord a sud, che dice basta. Chi oggi usa violenza nei confronti di un animale, domani lo farà nei confronti di un bambino, di un anziano, di una donna indifesa. Quindi tutelare gli animali e mettere in galera chi li maltratta significa anche tutelare i cittadini. Gli attivisti si sono poi recati sotto casa del pensionato di 68 anni a Lucugnano, gridando il loro sdegno per il terribile gesto. Lei si dovrebbe vergognare, professore. Fa schifo all'Italia intera. Ha capito? Lei è un criminale, un farabutto, un mascalzone. Impiccare gatti. Ma che uomo di merda sei?